sta facendo un gioco bello, 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 bello. E però sei lì che c'è qualcosa che ti dice che non dovresti... C'è qualcosa che ti dice che dovresti andare in bagno, vero? E lì che spinge e tu vorresti andare in bagno, però stai facendo un gioco tanto bello che hai paura che se vai in bagno poi torni e i tuoi compagni magari hanno smesso di giocare o non ti fanno più giocare e tu non vuoi perderti quel gioco bello bello bello, vero? Che no. vi capita? Che state facendo un gioco bello 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 e vi viene da pipì. Vi capita? A me no. No, 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 no. Sembra strano. Continuiamo dopo. Continuate dopo. Non sai che quando stavo giocando a nascondino e si è andato a fare la pipì, ha preso uno scabello piccolo, magari più grande. Io stavo giocando e mi scappava la pipì, sono andata in bagno a farlo. Bravissima, però può, ma siete bravissime, siete super bravi, però può capitare di non fare in tempo. E mi sono andata dopo a giocare. Beh, è così che si fa. Però sentiamo un po' cosa ci dice questo libro al riguardo, eh? Allora, dice: se provi qualche volta una sensazione strana, niente paura, stai calmo. Non fare finta di niente, però non fare finta che non ti scappa la pipì, eh? Ora devi dimostrare che sei diventato grande. Non ci vorrà molto tempo. Di a qualcuno che ti scappa e corri in bagno, veloce, veloce, senza mai fermarti. Fino al gabinetto. Guarda, ci sono pure i topolini che stanno facendo una festa. Tira su il coperchio del water se lo trovi chiuso e naturalmente tira giù le mutande. Ricordarsi di tirare giù le mutande, fondamentale. I pantaloni. Perché qui è capitato un topolino che non le ha tirate un bel lago tutto. I bambini stanno in piedi per fare la pipì. Giusto, bambini? Le bambine invece stanno sedute. Bravissime. Mio fratello la fa seduta. Mio fratello in piedi. Uno, contiamo insieme, diciamo uno, due, tre pipì, eh. Uno, due, tre pipì. Di nuovo. Uno, due, tre pipì. L'abbiamo fatta. Aspetta però di averla fatta tutta, eh. Poi ricordati la carta igienica per pulirti, ricordati di tirare l'acqua. Facciamolo il rumore dello sciacquone. Di nuovo. E poi naturalmente lavati bene le mani, giusto? Lavati bene le mani col sapone, assolutamente col sapone. Guardate quanta schiuma che ha fatto. Ecco, ora puoi lasciare il gabinetto. Perché ha preso tanto sapone. Ogni cosa è al suo posto, è al posto di prima. I giochi sono al posto loro dove li avevi lasciati. Nessuno se n'è andato. E tu sei tutto fiero e orgoglioso perché ce l'hai fatta a fare la pipì. E sei arrivato in tempo al gabinetto e l'hai fatta tutta. E puoi ricominciare a giocare. Bravissimi. Almeno per un po'. Fino a quando non ti scappa di nuovo. Ed sarà ora di ritornare in bagno e farla di nuovo. Giusto? Sì. Oh, e questo? Ah, qualcuno che ha fatto un laghetto, guardate. Un topo. È il topino che ha fatto il laghetto? Dici che...
E sai cosa c'è scritto su questo cartello? Dice: non prendertela, non ti arrabbiare se qualche volta non arrivi in tempo e qualcosa va storto, perché può capitare, a volte capita di non arrivare in tempo, ok? Sì. Va bene, questo era il libro della pipì. Adesso io avrei anche un libro sulla cacca. No, anzi due libri sulla cacca.